Qui al librino Agata non ha dubbi. Qui al librino Agata sorride sempre. E quando Agata sorride sempre ci porta la gioia nel cuore. Viva Santa Agata! L'idea è stata quella di trasporre a Librino, quindi per la comunità di Librino, dei simboli che fossero legati appunto alla padrona. Quindi abbiamo pensato di inserire come riferimento forte, ulteriormente forte per la città, il busto vero e proprio della Santa, con questo sorriso molto accentuato, busto che poi è stato realizzato dallo scultore Criscione. Santa Agata sorride per essere ancora più vicina alla comunità, per dare una certezza rispetto a quella che potrebbe essere invece un'ambivalenza, una curiosità che si ha normalmente con la visione del busto. È bene arrivare a quella che è la parte veramente interiore del simbolo che si può avere e della vicinanza che la Santa può dare a tutta la comunità. Quindi ovviamente l'impostazione del busto è un'impostazione datata in cui i doni erano di altro tipo e oggi probabilmente la società tutta ha bisogno di altro, ha bisogno un po' di tornare alle origini. L'architetto Privitera ha pensato al progetto che non si completa qui ma continua anche lì dove c'è l'installazione di 200 minnette che hanno scritto le mamme di Librino. Tutte le mamme di Librino, come atto devozionale, in quelle 200 minnette hanno espresso la devozione ad Agata. Agata qua si manifesta con il sorriso, accanto le mamme donano la devozione con quella bellissima scultura delle minnette di Sant'Agata. Quindi pensate quanto è importante questo momento anche per il vostro futuro, perché voi quando diventerete grandi racconterete di Sant'Agata che sorride